due poli opposti del calcio argentino nel salotto più illustre del calcio europeo per la più lunga, surreale e pesante finale nella storia della Coppa Libertadores. River e Boca. Lassa può pensare al cross, lo effettua, Maidana è pronto! Tocca male, calcio d'angolo per il Boca, che brivido per la difesa del River. Pronto via, dalla bandierina, va il colombiano, non può uscire Armani, in qualche modo Pinola, la girata di Perez, Armani sulla linea. Fischia Cugna, va il Pippo Benedetto, respinge Ponzio nella zona di Pablo Perez, la palla attraversa tutto lo specchio della porta e incredibilmente non entra, a centimetri dall'1-0 al Boca Juniors. Brivido per gli Zenaides, ma adesso possibilità di contropiede con la verticalizzazione di Nandes, che trova perfettamente fra le linee il Pippo Benedetto davanti ad Armani, stavolta non sbaglia, è in vantaggio il Boca Juniors, il Pippo Benedetto su un contropiede inventato e rifinito splendidamente da Nandes, rompe l'equilibrio al Bernabeu, palla filtrante da sogno e il Pippo Benedetto ha rivisto il passato ma ha cambiato il finale, 0-1. Perez in verticale, il pallone accompagnato da Nacho Fernandez, lo scambio è comprato, il tiro di Fernandez, questo sì che è un pericolo, creato al piede dal River Plate, può essere l'episodio che stappa i Missionarios, in preda contro la mala sorte, Nacho Fernandez. Palacios per Nacho Fernandez che va in mezzo, Prato! Pareggia per il River, Lucas Prato al 68esimo minuto, ancora lui, ancora l'ex, una giocata smagliante del River Plate, a pura tecnica, 1-2 in area di rigore, palla per Prato, tutto di nuovo pari. Fischia, tre volte Cugna. E adesso i tempi supplementari. Lungo Barrios, già ammonito Wilmar Barrios, va fuori, il Boca in 10. Castro, guarda il suo movimento, lo serve al momento giusto. Va in mezzo il PT Martinez, gira Alvarez. Fuori non di moto. Giusto il tocco di Alvarez, Machado torna ancora dal colombiano, Quintero va col sinistro, Juan Fernando Quintero al minuto numero 109, porta avanti il River Plate, Gallardo lo aveva responsabilizzato, è entrato e ha inchiodato il Boca Juniors, il River è in vantaggio nel secondo supplementare. Manandes attacca ancora per il Boca, il cross sul secondo palo, svetta la testa di Maidana, prova la girata, Cara schiaccia il palo, a 15 secondi dalla fine, Cara ha preso il palo. Ora si può andare, Pavon va addirittura per la porta, Andrada ci stava per arrivare, il tacco di Quintero che finisce per autolanciarsi, il River può andare in porta col pallone, il River la può chiudere così, è il PT Martinez, l'uomo che porta la palla nella porta del Boca e dichiara il trionfo del River Plate nella Libertadores 2018. Lui, Gallardo e Maidana alzano al cielo di Madrid la Copa Libertadores dalla capitale di Spagna, arrivando a Buenos Aires, espandendosi per tutto il mondo. Il grido è questo di River Plate, è per la quarta volta nella sua storia campione del Sud America.